Grazie signor Presidente del Consiglio, Ministri, onorevoli colleghi. Io so bene che esiste un progetto molto chiaro, il cui autore è il Ministro Fraccaro, di svuotamento di quest'Aula e delle funzioni del Parlamento. Infatti questo dibattito si svolge davanti a un'Aula semivuota, a conferma che i lavori sono già a buon punto. Ma devo dire che ancora di più lo svuotamento del valore di questo Parlamento è data dalla sconcertante performance che il Presidente del Consiglio ha svolto qui davanti a noi quest'oggi. Un Presidente del Consiglio, guardi, lo dico senza offesa, ma un professore universitario che si esprime così, bisogna ridurre lo iato tra popolo ed elite, è credibile come Maria Antonietta quando ordinava le brioche per il popolo, se posso dirglielo. Ma non è tanto il suo linguaggio, signor Presidente del Consiglio, il fatto che lei avrebbe la responsabilità di rappresentare la politica estera di questo Paese. Allora lei viene qui a raccontarci che cosa dirà al Consiglio europeo quando noi sappiamo che la sua parola in politica estera non conta nulla. Lei è andato a stringere la mano al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, dicendo che questo Paese avrebbe approvato e aderito al Global Migration Compact ed è stato smentito in quest'Aula senza che il suo gruppo di appartenenza abbia aperto bocca per difenderla. La sua parola non conta nulla, signor Presidente, al punto che uno dei suoi vice premier ha dovuto chiedere in piazza il mandato a 60 milioni di italiani, meno qualcuno glielo assicuro, per trattare con l'Unione Europea. Allora la mia domanda è, signor Presidente, ma lei che cosa ci sta a fare? Cioè, qual è il suo ruolo? Qual è il suo ruolo quando lo stesso vice premier riunisce Confindustria e le principali associazioni imprenditoriali al Ministero dell'Interno e non a Palazzo Chigi? Signor Presidente del Consiglio, ma lei effettivamente a che cosa serve? Quando va al Consiglio europeo, chi rappresenta? Guardi, glielo dico con dispiacere perché io sono di quelli vecchia scuola che pensa che right or wrong my country. Però il problema è che quando parla lei purtroppo non conta nulla. E non conta nulla anche per le cose che dice, perché vedi, lei parla di Europa, parla di armonizzazione fiscale, di mutualizzazione del rischio, di politiche di coesione. Ma le sue parole sono scritte sull'acqua. Io la vedo seduta accanto al ministro Savona e al ministro Tria e le chiedo, la visione dell'Europa di questo governo è quella del ministro Savona o quella del ministro Tria? Perché l'Italia questo non l'ha ancora capito e non l'ha capito neanche l'Unione Europea. Viene qui a parlarci di manovra quando ha costretto quest'Aula a votare una manovra che non esiste. Signor Presidente, siamo all'11 di dicembre e l'Italia non ha una manovra economica. Noi non abbiamo la manovra a 20 giorni dalla scadenza dell'approvazione della legge di bilancio. Rischiamo l'esercizio provvisorio per la sua incapacità. Ci viene a parlare di migrazioni, ma con che faccia? È sconcertante, lei è l'uomo che ha accettato l'introduzione del principio dell'unanimità per cambiare il regolamento di Dublino che non esisteva, è l'uomo che ha lasciato cadere le quote obbligatorie stabilite nell'articolo 2015. Signor Presidente, lei andrà davanti alla Corte di Giustizia per imporre quelle quote o no? Perché se non lo fa è inutile che lei venga qui a prenderci in giro. È sconcertante che lei venga qui a parlarci di disinformazione. Lei e il suo gruppo politico sono i principali amici di Steve Bannon, sono quelli che vanno ai congressi di Russia Unita e lei viene a farci un pistolotto sulla disinformazione con l'uso senza scrupoli che della rete ha fatto il suo gruppo e la società responsabilità limitata che vi dà i foglietti che leggete in quest'aula, caro signor Presidente. E allora il problema è, l'Europa è importante, ma io mi chiedo che cosa andiamo a dire nel momento in cui facciamo le alleanze con quei paesi che ci lasciano da soli, che non ci hanno aiutato sulle migrazioni, che non ci aiutano sui conti. Guardi, fare il 2,4% non è un problema. Il problema è fare investimenti, far ripartire l'economia, far credere ai mercati che non vanno controllati, vanno convinti che noi siamo debitori che restituiscono quello che gli viene prestato. E invece voi sono mesi che dite cose che fanno paura. Avete cancellato nella prima versione del contratto 250 miliardi di debito. Ma si rende conto, signor Presidente, e viene qui a leggerci un foglietto di 30 minuti mentre l'Europa è in fiamme, mentre la Brexit salta, mentre a Parigi non si capisce più niente e il ministro dell'Interno in certo senso loda i gilet gialli
Allora guardi, signor Presidente, l'Europa è una cosa troppo seria e il governo una cosa troppo seria per lasciarla nelle sue mani. Grazie, deputato Scalfarotto. Ha chiesto di parlare il deputato Bruno Tabacci, ne ha facoltà. Signor Presidente, rispetto al Consiglio